prego. Allora, noi nel 2024 abbiamo la varianza zeta. Sì. Questo cosa... Che praticamente non può toccare alcun parametro senza che perda una fase, questo sono letteralmente. La varianza zero vuol dire che qualsiasi parametro modifica, possa essere questo la temperatura, possa questo essere uno degli elementi chimici, perderà una fase. Per cui, per esempio, tornando al caso che abbiamo visto ieri, quello dell'eutettico, per esempio questo, lei avrà che alla temperatura eutettica, alla concentrazione eutettica, lei in quelle condizioni ha compresenza di liquido alfa e beta con queste composizioni chimiche qui, ma appena va sopra o sotto come temperatura lei otterrà o solo liquido andando sopra o solo solido con due fasi presenti, cioè perde una fase. Per questo la varianza zero, perché appena si muove fuori da quelle condizioni di equilibrio perde o una o due fasi, insomma, cioè va o in un campo monofasico bivariante tutto liquido o sotto, nel caso dell'alfa più beta, cioè una zona bifasica monovariante, però ha perso il liquido. Ma per fase non si intende la differenza di stato? Cioè, no, 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 no. Si ricorda, abbiamo definito all'inizio del corso. Come fase intendiamo una regione omogenea di spazio che non preveda variazioni discontinue di una variabile intensiva. Non è uno stato fisico, non è solido, liquido, gassoso. Quello è il concetto di fase, diciamo, un po'... Alfa e beta sono due condizioni cristallografiche differenti, la alfa potrebbe essere cubica facce entrate, la beta esagonale compatta, fisicamente distinte fra di loro e aggiungo ancora chimicamente distinte fra di loro, vede? L'alfa ha questa composizione chimica, la beta ha questa composizione chimica, con una sondina che sia in grado di analizzarmi chimicamente, localmente il mio materiale, io riesco a distinguere composizioni chimiche differenti da punto a punto. Quindi ho una variabile intensiva, la composizione chimica, che mi varia fortemente. Mi posso variare anche leggermente le densità, anche se non in modo così importante come la composizione chimica, per esempio. D'accordo? Quindi ho distinte fra di loro, fra l'altro, in questo caso, alfa più beta, la transizione netta corrisponde proprio ai bordi grano, perché abbiamo poi grani di alfa e grani di beta. In questo caso i grani differenti, se vi ricordate, vi avevo detto appunto ieri, nel caso dell'eutettico possiamo avere eutettici lamellari, eutettici globulari, e beh, a seconda del tipo di eutettico che abbiamo, per esempio il singolo grano dovrebbe essere concepito come la singola lamella, e quindi transitando da una lamella all'altra abbiamo il passaggio da un alfa a beta, da beta ad alfa, eccetera, e abbiamo quindi che la discontinuità è anche abbastanza ravvicinata. Però il che non vuol dire nulla, insomma, secondo i concetti che abbiamo detto, quelle sono fasi differenti e quindi hanno una variabilità sulle variabili, una modifica delle variabili intensive ravvicinate, ma chi se ne importa, insomma. Ok? Se non ci sono altre domande, proseguirei sulla lezione di ieri e comincerei a raccontare quello che avviene solidificando una lega binaria caratterizzata da una totale miscibilità allo stato liquido e una totale miscibilità allo stato solido degli elementi. Trascurando gli esempi più semplici, che sono quelli relativi al metallo puro, sia esso A o sia esso B, che abbiamo già commentato bene, è banale, quando è completamente liquido è metallo puro liquido e quando è completamente solido è metallo puro solido nella configurazione tipica di quel metallo solido, se esso appunto la condizione cristallografica che è esso caratteristica, vediamo cosa succede per un diagramma così semplice nel caso in cui appunto solidifichiamo una generica lega, per esempio quella che vediamo qui con X nominale, cioè una composizione chimica che sia appunto quella indicata in figura. Partiamo dal metallo completamente liquido alla temperatura T con 1, cerchio pieno, abbiamo la corrispondenza fra la composizione chimica globale e la composizione chimica locale punto per punto nel nostro sistema liquido. D'accordo? Abbiamo un recipiente che contiene questo metallo liquido. Raffreddando, e vi ripeto e vi ricordo ancora una volta, sono raffreddamenti estremamente lenti, tali da poter essere assimilati a una sequenza infinita di stati di equilibrio. Questa condizione è indispensabile affinché il punto K
che va a rappresentare il nostro stato sia ottenuto grazie a una completa rimiscelazione, in questo caso della fase liquida, ma quando nascerà il solido ha una completa efficacia del meccanismo di diffusione, altrimenti questo diagramma non ha più valenza, non è più valido. A una certa temperatura, quella per la quale poi abbiamo l'intersezione tra la curva di raffreddamento e la curva di liquidus, qui indicata con la temperatura T con 2, cominciano a separarsi i primi grani di solido che avrà la composizione che otteniamo lungo l'orizzontale X2A, ovvero i primi grani del solido che vengono a separarsi hanno una percentuale di A molto elevata rispetto al liquido di partenza. Raffreddando dal campo monofasico bivariante passiamo nel campo bifasico monovariante. Il cerchio diventa vuoto perché in realtà a questo punto nessun punto macroscopicamente descritto da questo cerchio vuoto realmente esiste nel nostro recipiente in corso di solidificazione, perché in quel recipiente in corso di solidificazione abbiamo compresenza di un liquido la cui composizione chimica segue l'andamento della curva di liquidus e di un solido che segue come composizione chimica la curva di solidus. Vi sottolineo il fatto che i punti rappresentativi che seguono rispettivamente la curva di liquidus e la curva di solidus non rappresentano, nel caso del liquido, solo lo straterello a ridosso del solido che si sta separando e nel caso di solido solo lo straterello che si sta solidificando in quell'istante, ma rappresentano globalmente l'intero liquido e l'intero solido, sempre nell'ipotesi di partenza che il raffreddamento venga effettuato in maniera estremamente lenta e sempre che siano consentiti nel liquido moti diffusivi, ma più principalmente moti convettivi importanti, e nel solido una completa ed efficace diffusione allo stato solido, altrimenti questo diagramma non rappresenta nulla di reale. In una generica temperatura T con 3, quella che appunto abbiamo rappresentato qui con un cerchio vuoto, vediamo che il sistema è rappresentato da due fasi in equilibrio fra di loro, una fase liquida caratterizzata da concentrazione X3B e una fase solida caratterizzata da una concentrazione X3A. Se vogliamo sapere a quella temperatura quali sono le frazioni volumetriche delle due fasi in gioco, dobbiamo semplicemente applicare la regola leva esattamente come abbiamo detto ieri, e cioè nel caso del liquido abbiamo questo segmento diviso questo intero e nel caso del solido è questo segmento diviso questo segmento qui. Applicando la regola della leva noi osserviamo l'evoluzione delle frazioni volumetriche durante il raffreddamento. Tutto questo fino a che la nostra curva di raffreddamento non interseca la curva di solidus, in corrispondenza della quale le ultime goccioline di liquido caratterizzate da una composizione chimica pari a X4B non vanno a solidificarsi in un solido che avrà nuovamente la composizione X nominale. Vi sottolineo ancora una volta che non sono solamente queste ultime goccioline di solido che hanno la X nominale, ma l'intero solido è caratterizzato da questa X nominale perché noi abbiamo consentito, durante il processo di solidificazione, un processo di diffusione allo stato solido tale da rendere completamente omogenea e identica la composizione chimica locale. Sotto la X di solido abbiamo nuovamente una corrispondenza tra la composizione chimica media globale e la composizione chimica locale del nostro elemento, della nostra lega, e raffreddando ulteriormente non abbiamo alcun altro fenomeno rappresentabile nel diagramma di fase. Questo nell'ipotesi di funzionare all'interno di un diagramma binario caratterizzato da una completa solubilità sia allo stato liquido sia allo stato solido. Attenzione, questo è quello che vi dico, non succede nulla a livello di rappresentabilità all'interno del diagramma binario, diagramma di fase. Non è detto che non avvenga letteralmente nulla, per esempio permanenze elevate allo stato solido possono per esempio implicare un ingrossamento del grano, ad esempio. D'accordo? Tutte le volte che noi abbiamo lunghe permanenze ad alta temperatura possiamo avere appunto problemi sicuramente di ingrossamento del grano. Vediamo qui. In questa simulazione, che forse abbiamo già visto appunto, il processo di solidificazione
di una lega caratterizzata da una completa miscibilità allo stato solido, e qui ne vediamo appunto il meccanismo di arricchimento in un elemento e nell'altro, il provvedimento e l'elemento nell'altro, del liquido e del solido rispettivamente, e il fatto che poi al di sotto della curva di solidus abbiamo nuovamente una lega solida a questo punto, che avrà la composizione chimica di partenza, quella che avevamo come insieme liquido ad alta temperatura all'interno del nostro recipiente liquido. Vediamo ora come commentare nel dettaglio un diagramma di fase che preveda una completa miscibilità, vediamo la fase binario, che preveda una completa miscibilità allo stato liquido dei due elementi di lega e una parziale miscibilità allo stato solido, quindi con formazione nel diagramma di fase di una lacuna di miscibilità alfa più beta. Vediamo come commentarlo. Qui per poterlo commentare dobbiamo considerare il diagramma suddiviso in varie parti. Quella più semplice sicuramente è quella relativa, focalizziamoci su questo lato del diagramma, ma attenzione, quello che vi sto per dire è esattamente identico e simmetrico anche per il lato a destra della concentrazione utentica, cioè immaginatelo diviso in due, quello che sto per raccontarvi da questa parte è identico, ovviamente però cambiando l'elemento A e l'elemento B, per quanto riguarda il lato a destra della concentrazione utentica. Sicuramente il commento più semplice riguarda tutte quelle leghe che hanno una concentrazione chimica dell'elemento B in A inferiore al limite di solubilità alla temperatura ambiente di B in alfa, il che vuol dire sostanzialmente tutte quelle leghe comprese da questo punto qua a sinistra. Commentare la solidificazione e il raffreddamento di una di queste leghe è abbastanza semplice, perché semplicemente bisogna, dalla temperatura di completa liquefazione del nostro sistema, scendiamo, otteniamo l'intersezione con la curva di liquidus, comincia a separarsi i primi grani di fase alfa, raffreddando, il liquido si arricchisce in B, il solido si arricchisce in AB, le frazioni volumetriche cambiano, finché in intersezione con la curva di solidus abbiamo di nuovo tutta fase solida alfa, reticolo, cubico, faccia entrata, quello che sarà insomma, e raffreddando ulteriormente non abbiamo più alcun'altra trasformazione. Una domanda che potrebbe sorgere sicuramente è la seguente, cioè, ma com'è possibile? Io ho un sistema chiuso, perché questo sistema non scambia nulla con l'esterno se non calore. Com'è possibile che raffreddando in questo intervallo mi aumenta la concentrazione di B in alfa, di B nel liquido, e mi aumenta contemporaneamente la concentrazione di B in alfa? Bene, dato che la quantità di materia che c'è è sempre la stessa, la quantità di B e di A è sempre la stessa, chiaramente l'equilibrio è stato dettato dalle frazioni volumetriche, perché sempre questo 30% di B abbiamo, non di più, però il suo smescolamento fra le due fasi appunto ha un ratio differente, e questo ci giustifica il fatto che possa considerarsi appunto un aumento di B sia nel liquido che in alfa, non ultimo il fatto che il primo solido che si solidifica è un solido molto povero in B, vedete, è quasi A puro, d'accordo? E quindi aumenterà fino ad avere nuovamente la concentrazione che abbiamo detto appunto tipica di questa lega, che appunto, vi ripeto, ha una solidificazione identica a quella abbiamo visto prima nel caso delle leghe con una totale miscibilità allo stato solido. Discorso assolutamente analogo può essere fatto per un'eventuale lega di A in B, però qui vedete abbiamo un limite di solubilità molto molto basso, e quindi diciamo è meno descrivibile in questo caso qui. E qui vediamo, abbiamo la formazione allo stato liquido, per esempio questo è un caso, cos'è? Oh, non riesco a capire che simbolo sia, questo dovrebbe essere il cabinario a piombo stagno, con uno stagno abbastanza basso, e vediamo che si formano i grani di fase alfa primaria, esattamente come abbiamo raccontato. Alfa primaria perché detta primaria? Perché in realtà vedremo, commentando la solidificazione dell'eutettico, che possiamo avere un'alfa eutettica, e come vedremo ancora commentando ulteriormente la nostra solidificazione e raffreddamento, possiamo anche avere una cosiddetta alfa secondaria. Non è che siano fasi alfa caratterizzate da differenti reticoli cristallini, ma datosi che sono ottenuti in momenti differenti della solidificazione e del raffreddamento, hanno morfologia differente ma reticolo cristallino identico.
Guardate, questo è sostanziale per capire per comportamento meccanico macroscopico. Noi quando faremo gli acciai potremo contare 5 differenti cementiti, è una forma di carbonio e ferro mescolati in forma F3C, ma sempre F3C sarà, ma che avranno morfologie totalmente differenti, a cui corrisponderanno comportamenti meccanici totalmente differenti del manufatto finale. Quindi questo aspetto è fondamentale. Comunque, in questo caso, siamo nel caso più semplice possibile, dal liquido otteniamo grani di alfa primario, cioè di grani di alfa che si forma direttamente dal liquido, questo significa primario, e poi raffreddando ulteriormente non succederà più nulla. Al massimo, vi ho detto, ma non è visibile all'interno del diagramma di fase perché non è lo scopo del diagramma di fase, potremmo avere, visto il lentissimo raffreddamento, un ingrossamento del grano perché permaniamo lungo tempo ad alta temperatura. Che succede se consideriamo una lega caratterizzata da un tenore compreso fra il limite di solubilità, in questo caso dello stagno, del piombo a temperatura ambiente, e il limite di solubilità alla temperatura eutettica, cioè compreso tra questa concentrazione qui e quest'altra. Una cosa è un po' diversa dalla precedente. Perché? Perché la solidificazione in realtà avviene esattamente come prima, al termine della solidificazione, con lo stesso meccanismo di arricchimento del liquido, arricchimento del solido, frazioni numeriche che cambiano, abbiamo tutta quanta alfa primaria, ma raffreddando quest'alfa primaria, a un certo punto intersechiamo una curva limite di solubilità, cioè intersechiamo la lacuna di miscibilità, quella zona bifasica monovariante all'interno della quale abbiamo compresenza di alfa e di beta. Per poter descrivere ciò che avviene qui dentro funzionano le stesse identiche regole che abbiamo visto nel caso del liquido più alfa, con l'unica differenza però che, trattandosi stavolta di due fasi entrambe allo stato solido, l'importanza del raffreddamento molto lontanamente è sostanziale, perché nessuna delle due si rimescola per moti convettivi. Quindi dobbiamo essere certi che entrambe possono essere in grado di far muovere i loro atomi secondo appunto i meccanismi diffusivi, altrimenti ciò che andiamo a osservare non è quello che abbiamo realmente nella nostra lega. In pratica, in corrispondenza dell'intersezione con il nostro limite di miscibilità, abbiamo la separazione di alcuni grani di fase beta. Qui il diagramma non è completo, dovete tornare indietro ed osservarlo qui. Vedete? Abbiamo la separazione di alcuni grani di fase beta, raffreddando ulteriormente abbiamo che la fase alfa si arricchisce in A, la fase beta si arricchisce in B, le frazioni volumetriche cambiano con un aumento della frazione volumetrica di beta e una diminuzione della frazione volumetrica di alfa, ma attenzione, dipenderà poi dalla forma del diagramma, vedete bene che il segmentino che ci rappresenta rispetto all'intero segmento la fase beta è normalmente piuttosto piccolo, d'accordo? Quindi avremo piccole quantità di fase beta, in questo caso perlomeno, rispetto alla matrice di fase alfa primaria, fase beta che si forma perché la alfa ha raggiunto un limite di solubilità e quindi si viene a formare questa fase beta ricca in B, in questo caso ricca in stagno, d'accordo? Questo è quello che viene descritto appunto in questa curva di raffreddamento. Vediamo che succede. Saltiamo per un istante l'intervallo compreso tra il limite di solubilità dell'elemento B e la concentrazione eutettica per andare a commentare direttamente quello che avviene alla concentrazione eutettica. L'abbiamo già visto, ma commentiamo in maniera sistematica. Semplicemente avviene che dal liquido, in cui ci troviamo in condizioni monofasiche bivarianti, raggiungiamo la temperatura eutettica in condizioni eutettiche. Questa è una zona in cui abbiamo compresenza di liquido, di alfa e di beta, cioè tre fasi, fatevi la somma di Gibbs e ottenete una zero varianza. A quel punto abbiamo una solidificazione che avverrà con arresto eutettico, quindi la temperatura non si abbassa, ma abbiamo appunto le stesse condizioni termiche che avremmo se il liquido fosse puro, se fosse un metallo puro. Si viene a formare questo eutettico. Bene, l'eutettico in realtà può avere varie morfologie, le vediamo qua. Se queste morfologie le andiamo a osservare secondo le normali procedure di preparazione metallografica mediante sezione e preparazione metallografica, possiamo osservare ad esempio delle lamelle. È chiaro che quando osserviamo delle lamelle in realtà la sezione ci dà luogo a delle linee, perché
qui ricordiamoci sempre il problema nella osservazione metallografica, che l'osservazione metallografica sostanzialmente è un'osservazione bidimensionale di un qualcosa in tridimensionale, e voi sapete già che quando noi portiamo su due dimensioni ciò che è disponibile su tre, noi abbiamo una perdita di informazioni, d'accordo? Comunque questo è un autentico lamellare che appunto nella sua sezione va a dar luogo a una serie di linee, dove attenzione qui parametri morfologici importanti ce ne sono a bizzeffe, non ultima la distanza tra una linea e l'altra, voi dite ma chi se ne potrebbe calare di ciò? Cambiandovi questa, per esempio in un acciaio, vi cambia completamente il comportamento macroscopico, e quindi questa è un'informazione assolutamente di tutto rispetto. Possiamo se no avere dei globuli all'interno della nostra superficie, del nostro sistema, quindi potremmo avere anche degli otettici tipo globulare, in cui una delle due fasi precipita sotto forma di palline, diciamo così, e una delle altre due fasi funziona da matrice. Ovviamente facendo una sezione non osserveremo certamente questo, ma osserveremo per esempio un campo chiaro con tante palline scure, d'accordo? Questa potrebbe essere l'altra tipologia tipica di otettica. Al di sotto di questa temperatura, finita la trasformazione otettica, finita questa solidificazione con contemporanea formazione di alfa e beta, alfa di composizione chimica, in questo caso il 18.3%, ma insomma è un esempio chiaramente, e in quest'altro caso pare esattamente a questo valore, raffreddando ulteriormente, attenzione, mi trovo all'interno del campo bifasico monovariante, con delle curve che hanno questo andamento qua. Queste curve rispettivamente raccontano l'andamento della concentrazione chimica della fase alfa all'interno dell'otettico e l'andamento della concentrazione della fase beta all'interno dell'otettico. Come vedete, non sono le curve verticali, ma hanno degli andamenti tipicamente di questo tipo qua, il che vuol dire che, per esempio, in questo caso la concentrazione di stagno nel piombo diminuisce fino a diventare quasi piombo puro, la concentrazione di piombo nello stagno diminuisce anch'essa, e attenzione, le frazioni volumetriche cambiano, cioè raffreddando questo solido otettico io avrò una variazione sia della composizione chimica che delle frazioni volumetriche. Aggiungiamo anche che, data la morfologia particolare per esempio del lamellare, il lamellare da cosa è caratterizzato? Grande superficie di scambio con piccoli volumi, abbiamo che questa evoluzione è seguita abbastanza facilmente. Un po' diverso può essere il discorso a volte nel caso del globulare. Il globulare, cioè palline immerse in una matrice, voi sapete già che la sfera è il solido che ha la minore superficie a parità di volume. La minore superficie vuol dire minore superficie di scambio, e dato che questo fenomeno di smisceramento che abbiamo degli elementi chimici e variazioni di frazioni volumetriche è legato sostanzialmente alla diffusione allo stato solido e quindi fisicamente allo scambio di atomi fra le due fasi, è chiaro che un eutettico di questo tipo tenderà a seguire più fedelmente il diagramma di fase rispetto a un eutettico di tipo globulare. Non cambia molto, se poi raffreddiamo molto molto lentamente, questo fenomeno è certamente meno preoccupante. A questo punto abbiamo tutte le condizioni per poter descrivere la solidificazione e il raffreddamento di una lega che ha una composizione chimica compresa fra la massima solubilità dell'elemento aggiunto all'interno della fase primaria alfa e la composizione eutettica, tipicamente in questo caso compresa tra, qui sarebbe 18,3 e 61,9, cioè all'interno di questo intervallo. Dal liquido completo, raffreddiamo, a un certo punto intersechiamo la curva di liquidus, abbiamo la separazione dei primi grani di alfa primaria, raffreddando aumenta la concentrazione di stagno nel piombo, aumenta la concentrazione di stagno nel piombo anche allo stato solido, cambiando le frazioni volumetriche. A un certo punto il punto rappresentativo del liquido coincide con la temperatura eutettica, e guardate qua, comincia a formarsi un solido eutettico, laddove appunto avevamo un liquido eutettico. Quindi abbiamo a questo punto, attenzione, come fasi, fase alfa e fase beta sempre, ma c'è dell'alfa primaria ottenuta durante la solidificazione e dell'alfa eutettica ottenuta durante la solidificazione del liquido eutettico e il beta eutettico. Raffreddando poi ulteriormente abbiamo ancora che
l'andamento delle curve della nostra lacuna di miscibilità comporteranno un passaggio ulteriore di, in questo caso, stagno e piombo o elemento A e elemento B fra le due fasi, dove avremo appunto la formazione di la modifica forte della composizione chimica delle nostre due fasi alfa e beta e la modifica forte della loro frazione volumetrica secondo appunto le curve di smiscelamento. Qui vediamo la sequenza che può essere eseguita in una generica lega, appunto formazione di alfa primario, formazione di eutettico, raffreddando ulteriormente. Non è che non succede nulla, perché al di sotto della completa solidificazione, cioè vedete l'alfa primario e l'eutettico si vanno a formare in due momenti differenti, notate che l'alfa e beta eutettici si formano contemporaneamente. L'alfa primaria si forma per temperature più alte prima di questa. Al di sotto della temperatura eutettica abbiamo che ci troviamo a questo punto in un campo alfa più beta, in cui le due fasi sono in equilibrio fra di loro, ma debbono seguire le curve relative alla lacuna di miscibilità, e quindi avremo a che fare con un passaggio di atomi. Aggiungiamo anche qualche cosa, un passaggio di atomi che sarà certamente più facile fra le lamelle affacciate del nostro tettico piuttosto che fra i grani di alfa primaria e il resto del mondo. Quindi attenzione, i problemi che abbiamo di omogeneità chimica poi realmente sono legati anche alla morfologia dei grani cristallini che si vengono a formare durante le fasi di solidificazione o eventuale smiscelamento durante quei vari processi di precipitazione allo stato solido. Cioè la forma ci caratterizza poi i problemi che abbiamo poi realmente anche nell'utilizzo, perché disomogeneità chimica, come andremo a scoprire più avanti in questo corso o in altri corsi scoprirete se vorrete, disomogeneità chimiche locali comportano suscettibilità ad esempio ad attacchi corrosivi localizzati, il pezzo dura meno, d'accordo? Vediamo qua, a questo punto, nel caso sempre della nostra lega piombo-stagno, ciò che abbiamo per differenti leghe. Qui cominciamo a dargli dei nomi che vi pregherei di ricordare a memoria. Quella centrale è quella più facile, è una lega esattamente eutettica, cioè è una lega che solidifica appunto in corrispondenza della temperatura eutettica. Nel caso di una lega che si trovi a sinistra dell'eutettico, ne parleremo, la definiremo come lega ipoeutettica, cioè che ha un tenore più basso dell'eutettico. Nel caso di una lega che ha un tenore superiore all'eutettico, parliamo della lega ipoeutettica. Notate i differenti grani primari qui indicati chiaramente, ma insomma, quando fate una metallografia non è che vi compaiono le letterine, dovete interpretare le metallografie, questo è chiaro. E quindi qui abbiamo l'alfa primaria che si formava in questo intervallo qua, e poi abbiamo l'eutettico, qua abbiamo solo l'eutettico, e qua abbiamo la beta primaria che si forma in questo intervallo qua, con formazione poi, in corrispondenza dell'eutettico, dell'eutettico stesso. Domande? Se foste un po' più attenti, una domanda dovrebbe sorgere immediatamente spontanea da questo lucido. Vediamo un po' se siete ancora svegli o no. Fino adesso noi abbiamo parlato sempre riccamente di fasi. In questo lucido credo compaia per la prima volta una denominazione, una definizione un po' particolare, costituente strutturale. Perché è importante definire questa coppia sostanzialmente alfa-beta come costituente strutturale? Noi fino adesso abbiamo parlato di fasi, abbiamo parlato anche di sistemi monofasici o polifasici con molte fasi. Costituente strutturale è qualcosa di un po' diverso. Come vedete, in questo caso un costituente strutturale è costituito da due fasi. Come lo definiamo costituente strutturale? Ma come costituente strutturale possiamo definire quella fase o quell'insieme di fasi che grazie alla loro morfologia ci caratterizzano il comportamento macroscopico del nostro materiale. Mi spiego diversamente. Se io questa stessa frazione volumetrica di alfa e di beta, invece che lamellare, la avessi globulare, sempre di alfa e di beta sto parlando, sempre delle stesse composizioni chimiche locali sto parlando, sempre della stessa composizione globale sto parlando, ma il comportamento meccanico sarebbe totalmente differente. Un conto è questo eutettico lamellare, un conto è lo stesso eutettico globulare, quindi questo eutettico si merita un nome particolare, in questo punto lo definiamo costituente strutturale. Non è una fase, è un insieme di fasi. Attenzione, potrebbe anche essere una fase singola,
d'accordo? In questo caso però, appunto, vediamo che la sua presenza è fondamentale per caratterizzare il comportamento meccanico macroscopico della nostra lega. Vediamo a questo punto quello che avviene in una visione sinottica del nostro sistema. Questo lucido ci fa vedere quello che abbiamo allo stato liquido per differenti leghe. È tutto nero, non è che sia... è tutto liquido, voi non distinguete in questo caso allo stato liquido differenti liquidi. Attenzione che non è sempre così, non diamo per assodato il fatto che ci sia sempre tra i metalli una completa miscibilità allo stato liquido. Esistono metalli che non hanno completa miscibilità allo stato liquido, un po' come l'acqua e l'olio, d'accordo? Quindi non è che sia assolutamente sempre pacifico che ciò avvenga, ma in questo caso facciamo finta che sia così, raffreddando per le differenti composizioni chimiche alla stessa temperatura otteniamo morfologie totalmente differenti. Notate qui come cambia. Vi ho messo in grigetto la fase beta, in bianco la fase alfa, in nero la fase liquida. C'è qui sotto anche la leggenda, quindi potete osservare. E raffreddando ulteriormente otteniamo queste differenti microstrutture. Quindi quando parliamo di una lega, sì, per carità, la composizione chimica è importante, ma in effetti, oltre alla composizione chimica, è fondamentale capire anche quali sono le fasi e i costituenti strutturali che si vengono a formare durante la solidificazione, durante il raffreddamento, perché altrimenti non comprendiamo il perché dei comportamenti meccanici macroscopici, oppure il perché di certe resistenze alla corrosione più o meno evidenti, generalizzata, localizzata, eccetera. Qualche domanda? Ma quindi i più estremi delle rappresentazioni sono pressoché simili, solo cambia le cambia il reticolo cristallino, il che non è banale, perché per esempio se lei ha a che fare con un cubico facce centrate o con un esagonale compatto, questo sarà duttile, questo sarà fragile. Attenzione! Quindi differenti fasi, il fatto che poi la grana, poi per esempio qua, non so, voglio entrare nel dettaglio, ma qui potremmo avere una grana molto grossa e qua per le stesse condizioni di raffreddamento una grana molto fine, stessa cosa insomma. Quindi diciamo che sì, insomma, è importante capire che abbiamo a che fare con materiali monofasici, ma le fasi sono differenti e quindi avendo a che fare con fasi differenti avremo un comportamento meccanico che sarà legato alla densità di dislocazioni, alla morfologia della grana, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è importantissimo capire in questo lucido, in questa sequenza di lucidi, è il fatto che noi tendiamo ad ottenere poi microstrutture molto diverse, cui corrispondono comportamenti meccanici macroscopici molto molto diversi. Vi ricordo appunto che abbiamo a che fare con fasi primarie, fasi eutettiche, fasi ottenute poi allo stato solido mediante appunto il problema del limite di solubilità, e che la distribuzione e la morfologia di queste fasi, ci caratterizza il comportamento meccanico macroscopico. La formazione di eutettici ci condiziona fortemente il comportamento meccanico macroscopico, perché questi possono avere morfologie differenti e tanto addirittura da meritarsi, chiamiamolo così, dei nomi particolari. Va da sé, attenzione, e questo lo aggiungiamo come dettaglio ulteriore, quello che vi ho appena raccontato è il caso in cui abbiamo a che fare con una fase liquida e due fasi solide. Caso identico è quello nel quale tutte e tre le fasi sono solide. Qui c'è una fase gamma, che so, qua una fase alfa, una fase beta o chissà che cosa, e i meccanismi sono identici. È chiaro che bisogna sempre stare attenti al fatto che il raffreddamento sia effettuato sempre molto molto lentamente, altrimenti non abbiamo reale rappresentazione, reale rappresentatività di questo diagramma, non che non si possa fare, ma quello che otteniamo è un'altra cosa, e studieremo nel futuro come poter affrontare questo problema relativo a velocità di raffreddamento molto molto più veloci. Ma quello che volevo dirvi è che a livello di denominazione non parliamo più di eutettico, ma parliamo di eutettoide, per far capire, nel caso dell'eutettoide, che tutte quante le fasi coinvolte sono tutte quante solide, reticoli differenti ma fasi solide, d'accordo? E quindi parleremo poi a quel punto di una lega ipoeutettoide, di una lega eutettoide o di una lega iperotettoide, a seconda se ci troviamo a destra sull'eutettoide o a sinistra.
ma sostanzialmente i concetti che abbiamo raccontato stamattina sono esattamente gli stessi. I meccanismi sono leggermente diversi perché non c'è nessuna fase liquida coinvolta, ma sostanzialmente se è permessa una completa diffusività degli elementi dello stato solido, quello che funziona sempre è poi il meccanismo di nucleazione e crescita delle varie fasi, per cui sono il meccanismo di nucleazione e crescita è un meccanismo basato sul perfetto funzionamento della diffusione, per cui se consentiamo questo, che ci sia rimescolamento allo stato liquido o che sia solo un meccanismo di diffusione allo stato solido, per quanto ci riguarda è esattamente la stessa identica cosa come risultato finale. Vi ripeto, il fatto che poi questa condizione di raffreddamento molto molto lento, che è alla base della perfetta reversibilità delle trasformazioni rappresentate nel diagramma di fase, diciamo appunto nel caso in cui questa condizione cada, non ci troviamo fra virgolette in mutande, possiamo assolutamente affrontare il problema, ma con altri diagrammi, che sono diagrammi non più fra virgolette termodinamici, perché un diagramma in cui le trasformazioni rappresentate sono reversibili è un diagramma sostanzialmente termodinamico, ma diventano i diagrammi in cui l'aspetto cinetico diventa importante, in cui il tempo diviene un parametro importantissimo, e vedremo come affrontarlo appunto, ma questo farà diverse lezioni più avanti. Domande? Nelle undertow abbiamo detto che non c'è la fase liquida. Al posto della fase liquida c'è una fase solida, ma la forma è molto simile. Ma nel caso le temperature che sono riportate sono le temperature di fusione del materiale. Quali temperature? Temperature basse di vita. Queste sì. Non ho capito la domanda. Sì. Essendo temperatura di fusione, al di sopra della temperatura di fusione c'è la fase liquida. Sì. Quindi c'è la fase liquida. Sì. E lei registra la fase liquida. Vedi una scarpa, questa poi me la registrava. Sì. È chiaro che questo deve essere un mondo in più. Faccio un esempio. Tale. Sto schizzando malissimo un diagramma, d'accordo? Per esempio in questo caso qua, eccetera, è chiaro che questa fase qua è una fase solida, questa fase di qui è una fase solida, qua su c'è il liquido, qua ci sono altre trasformazioni, e chiaramente c'è dell'altro, insomma, nell'ipotesi che questa qua sia solida, d'accordo? Altre domande? Prego. La relazione di disciplina cioè sia alfa che beta, vale anche di lei quello orizzontale? Sempre, in tutte le zone in cui lei ha con presenza di due fasi, può applicare, anzi deve applicare, la regola della leva e la regola dell'orizzontale. Quel punto che cade all'interno di quella zona alfa più beta non esiste macroscopicamente nel suo recipiente, nel suo contenitore a questo punto, perché non è più un recipiente che contiene roba liquida ma è tutta roba solida, nel suo contenitore che contiene il suo metallo in corso di raffreddamento. Capito? Altre domande?